stato presentato questa mattina a Pescara il progetto di legge in favore delle persone affette da fibromialgia, che intende promuovere un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura al fine di erogare prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nonché per favorire il loro inserimento nella vita sociale e lavorativa. Per illustrare i contenuti del provvedimento sono intervenuti i consiglieri regionali Mario Quaglieri, che è anche presidente della Commissione Sanità, e Vincenzo D'Incecco. Questo è un primo passo, chiaramente apre la discussione all'interno del Consiglio regionale, una discussione che è già avviata, che però necessita di essere formalizzata attraverso un provvedimento di legge. Un provvedimento di legge che si fonda su alcuni cardini, uno di questi è il riconoscimento all'interno della Regione Abruzzo nel sistema sanitario di un centro di riferimento regionale per la cura della fibromialgia, di un comitato scientifico permanente che operi attraverso un PDTA per il riconoscimento di quelle che sono anche le caratteristiche principali e l'evoluzione della malattia, e un registro regionale che possa monitorare tutti i casi della Regione Abruzzo e che da qui a 2 anni insomma, possa produrre una relazione generale sull'avanzamento della malattia e potenzialmente anche fare una sorta di relazione su quanto può costare cercare di intervenire per dare delle risposte concrete anche dal punto di vista finanziario, in attesa che il governo riconosca e inserisca la fibromialgia all'interno dei LEA. Molte regioni sono intervenute, alcune attraverso mozioni, risoluzioni, anche la Regione Abruzzo ha approvato una risoluzione, però il progetto di legge, poi in realtà la legge è quella che darà dignità anche alla prosecuzione di interventi reali e concreti. Noi ci attendiamo sempre che la fibromialgia rientri all'interno dei livelli di assistenza essenziale, quindi è una cosa che purtroppo è un procedimento in essere, che è in itinere a livello nazionale, prima si chiude, prima saremo contenti di vedere che insomma, i cittadini italiani malati di questa problematica, di questa malattia, possono avere anche degli sgravi economici come avviene per gli altri. Personalmente è un impegno che avevo preso in campagna elettorale, ho strutturato un progetto di legge perché poi alla fine il consiglio regionale credo che debba legiferare, quindi fare delle leggi, quindi penso che il percorso reale si cardini attraverso un progetto di legge, è l'unica cosa che può dare realmente concretezza a questo problema. Naturalmente tutto ciò che è fatto con un obiettivo, che è lo stesso obiettivo, e quindi quello di riconoscere attenzione rispetto ai malati di fibromialgia, va nella stessa direzione, quindi le polemiche io non rispondo perché non credo ci debbano essere le polemiche, siamo tutti coalizzati per risolvere o per dare risposte a questo problema. Chiaramente fino ad oggi, evidentemente nelle precedenti governo regionale, questo tema non è stato affrontato con un certo interesse, adesso invece c'è interesse, meglio, ben venga, quindi arrivare all'approvazione di questa legge. Chiaramente è un progetto di legge, quindi potrebbe essere anche emendato, nel senso che è aperta la discussione in Consiglio regionale affinché magari anche qualche aspetto di questa legge possa essere cambiato, comunque qualche Consiglio regionale possa proporre delle modifiche rispetto a un testo.